Io prendo il pipistrello, tu cosa vuoi, la zucca o il fantasmino? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ombretta su Arte per te. Eh sì, ce n'è per ogni gusto. A me piace il pipistrello, o la zucca, o il fantasmino. Non lo so. Certo però che questi portadolcetti sono davvero carini da realizzare insieme ai nostri piccoli. Serve un adulto per farli, serve che vi iscriviate in questo momento al canale cliccando lì in basso al video dove c'è la parolina iscriviti in rosso, serve che mi lasciate un pollice in su e che condividiate questo video sulle vostre pagine Facebook, ma soprattutto serve spostarsi di là sul piano da lavoro per realizzarli insieme. Ciao a tutti ed eccoci pronti per questo nuovo progettino di Halloween, i portadolcetti, delle simpatiche bustine portadolcetto. Ci occorrerà un pochino di carta forno, un paio di forbici, una matita, un tagliabalza, della colla, anche la colla a caldo va benissimo, i dolcetti che preferite, noi adoriamo questi. Una bustina per alimenti per ogni sacchettino portadolcetti e del cartoncino del colore del nostro soggetto. Nero per il pipistrello, arancione per la zucca, bianco per il fantasmino. E poi, sempre con i genitori, il ferro da stiro. Ha una temperatura medio-alta, quindi questo passaggio lo devono fare gli adulti. Come prima cosa tagliamo una striscia di carta forno e disegniamo sulla nostra carta forno un cerchietto. Prendiamo adesso la nostra bustina IKEA, togliamo l'eccesso e col ferro ben caldo sigilliamo la nostra busta tutto attorno al cerchietto. Basterà passare un paio di volte col ferro, stando attenti a non bruciarvi. Questo è un lavoro da adulti. Lasciate un margine aperto perché da questo margine dovranno entrare i dolcetti. E voilà, quello che avrete sarà questo. Ritagliate tondeggiando e avrete creato una bustina portadolcetti. Con la carta forno preparate un conetto. Tagliatelo al punto in cui potranno passare i dolcetti e inseritelo all'interno della vostra bustina. Prendiamo i dolcettini e riempiamo la bustina. Quindi riprendo la mia bustina, chiudo ben bene e sigillo. E la mia sacchettina portadolcetti è pronta. Ne preparerò una per ogni soggetto che vorrò realizzare. Prendiamo il cartoncino, pieghiamolo in due, disegniamo al centro la sagoma del cerchio, ok? Quindi contorniamola sull'esterno con un bordo di un centimetro circa. Una sorta di ciambella, così. Facciamo due triangolini a mo' di orecchiette. E poi su e giù e su, giù, su, giù, su, giù e anche di là. Così, pipistrello disegnato. Adesso cosa dobbiamo fare? In primis dobbiamo eliminare col tagliabalza la parte centrale. La foto della sagoma, se volete scaricarla, naturalmente poi la trovate sulla pagina Facebook di Arte per te. Vi metto il link nel box informazioni. Con le forbici ritagliamo. Quello che avremo adesso sono due sagome perfettamente uguali. Prendiamo una pancina e rifiliamola ulteriormente. Con un puntino di colla attacchiamo proprio poca, specie se usate la colla a caldo ancora meno. Quindi attacchiamo i due pipistrelli l'uno sull'altro avvalendoci di un po' di colla
Ed ecco qua il primo porta dolcetti pronto per volare tra le mani di uno spaventatissimo e golosissimo bimbo. La seconda forma è una forma molto molto semplice, perché altro non è che la tipica zucca. Voilà, ritagliamola. Voilà. Prendiamo i nostri dolcetti, ritagliamo bene bene la sagoma, un punto di colla sul retro e adagiamo i nostri confettini, quindi tutto attorno. E anche la nostra bellissima zucca è stata colta dal rigogliosissimo orto di Arte per Te. Ultimo ma non per importanza è il nostro fantasmino. Ritagliamo la finestrella da cui dovranno fuoriuscire i confettini. Quindi ritagliamo il fantasmino. Anche qui contorniamo con colla, faccio fuoriuscire dalla finestrella la maggior parte delle caramelle, quindi assemblo. E anche il fantasmino è pronto per volare tra le mani di un golosissimo bambino. Vai! Ed eccoli qua i nostri portadolcetti pronti per fare bella figura in una bella cesta da distribuire a tutti i bimbi del quartiere. Spero che questa proposta vi piaccia, se sì lasciatemi un bel pollice in su e condividetela sulle vostre pagine Facebook e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Attenti però a non bruciarvi le dita, la parte col ferro da stiro fatela fare a mamma o a papà. Mamma, papà, pensateci voi. Divertiamoci a creare cose belline e golose per la festa di Halloween, ma sempre con Arte per Te. Mi raccomando, sapete già quello che dovete fare. Vi aspetto anche su Ombretta, su 2 cuori una K, i miei altri canali, su Instagram, cercate Arte per Te, troverete un sacco di foto, vi aspetto su Pinterest, vi aspetto ovunque, vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta!